I negozi storici, qual è il significato di questo evento? Intanto di riconoscere la capacità di durare nel tempo. Premiamo i negozi che hanno almeno 50 anni, ma alcuni sono attivi da alcuni secoli e con una continuità di gestione nella stessa famiglia. Insomma, noi cerchiamo di riconoscere il valore che c'è in un'attività economica che vale in sé in quanto capace di produrre ricchezza e lavoro, ma che ha un ruolo fondamentale nel mantenere vivi i nostri centri abitati. Senza negozi di vicinato non c'è città, non c'è una vita civile, e dove questi vengono meno si vede anche che la città si svuota. Insomma, noi cerchiamo con una cerimonia che enfatizza anche la capacità di lavoro di tanti commercianti, di far capire che le istituzioni, in particolare la Regione, sono vicini a chi si dà da fare, che ogni giorno si alza la saracinesca e comincia a lavorare. Il momento non è brillantissimo, certo c'è qualche segnale positivo, ma noi vogliamo incoraggiare tutti a continuare, soprattutto facendo guardare quelli che sono stati capaci di resistere anche a momenti più difficili di questo. Come sta lavorando Regione Lombardia tra Cremona e Crema nell'ambito dei distretti del commercio? Intanto i distretti del commercio sono nati su impulso della Regione, sul modello di altri paesi. Dopo tanti anni molti sono ancora attivi, questo è il caso anche della provincia di Cremona e dell'area di Crema, e per noi sono un elemento decisivo perché sono un interlocutore utile con cui è più facile mettere in campo iniziative, e stiamo cercando anche di produrre norme più semplici che abbiano proprio come interlocutori i distretti del commercio, perché è una forma di organizzazione di autonomie economiche che però capiscono che lavorando insieme si va più lontano. Del resto premiamo 23 negozi della provincia di Cremona oggi, che si aggiungono ai molti che già ci sono. La provincia di Cremona è la seconda dopo Milano in tutta la Lombardia quanto a negozi storici. Insomma, ciò denota una vivacità e una capacità di durare nel tempo delle attività di quest'area. Qual è in queste interlocuzioni il ruolo delle associazioni di categoria? Io credo che siano fondamentali. Qualcuno forse ha pensato che si potesse farne a meno e interloquire direttamente con gli operatori. Questo noi lo facciamo, però il ruolo delle associazioni di categoria in termini certo di difesa della categoria, ma sempre di più come servizio, stimolo e strumento di aggregazione, sono fondamentali e sono per noi interlocutori decisivi.